La cattedrale di San Patrizio è la chiesa più grande d'Irlanda e venne costruita nel XII secolo in onore del santo patrono nazionale, Patrizio. In un angolo della chiesa è una lastra di pietra con una croce che indica il punto dove in origine si trovava un pozzo usato dal santo nel 450 d.C. per battezzare gli irlandesi convertiti. In origine essa si trovava fuori dalle mura della città. Oggi invece è perfettamente integrata nel tessuto urbano di Dublino e la sua torre tardo-trecentesca ne disegna il profilo. Dell'edificio originario è purtroppo rimasto ben poco. Infatti, nel corso dei secoli, la chiesa ha subito molteplici restauri, l'ultimo dei quali fu finanziata da Benjamin Guinness nel 1864. Una sua statua è situata all'ingresso principale. Dal 1743 al 1745, l'autore dei viaggi di Gulliver, Jonathan Swift, svolse l'incarico di diacono e qui fu successivamente sepolto.